Buon pomeriggio. Nel nostro spazio Associazione Paese delle Donne, oggi parliamo di una fondazione nuova che si chiama Una Nessuna e 100.000 ed è giovanissima, è nata quest'anno. Le quattro fondatrici di questa fondazione, che si occupa di prevenzione e contrasto alle violenze, e soprattutto a quelle delle donne, sono Giulia Minoli, Celeste Costantino, Fiorella Mannoia e Lella Palladino. Di queste quattro fondatrici abbiamo con noi Giulia Minoli, che è anche la presidente, e Lella Palladino, che brevemente poi vi presenterò, e salutiamo le altre due che non hanno potuto intervenire. L'oggetto naturalmente è la storia, come è nata questa fondazione. Lo chiediamo per prima cosa a Giulia Minoli, che vi ricordo ma non è la sua prima creazione, come dire, istituzionale di enti, perché ha già una lunga storia, già è fondato nel 2005 o nel 2006, Crisi come opportunità, che è un progetto sperimentale e in collaborazione di teatro, scuole e istituzioni, sempre in funzione di lotta alle violenze e all'antimafia, per la quale ha fatto anche un discorso a Vienna nel 2019. E poi ci sono altre cose che ha fondato nel corso del tempo e di cui ci parleremo. Allora a Giulia chiediamo prima di tutto come nasce questa fondazione. Allora, intanto grazie di questa opportunità, insomma, di spazio da condividere insieme. La fondazione nasce, come abbiamo raccontato anche durante la presentazione, in realtà da un incontro tra donne. Il primo tra tutti è stato quello che è avvenuto proprio con Fiorella Mannoia nell'ambito degli anni che tu ricorderai meglio di tutti perché conosci la casa delle donne più di chiunque altro, e negli anni della battaglia per la casa, come ricorderai, io avevo organizzato, diciamo, quella sorta di chiamata alle arti per accendere i riflettori sulla casa delle donne e per raccogliere fondi. Nell'ambito di questa situazione, la prima a rispondere è stata proprio Fiorella Mannoia. E con lei quindi è nato poi un rapporto proprio specifico sul tema delle donne e della prevenzione del contrasto, durante il quale insomma ci siamo sempre avuto uno scambio profondo fino all'organizzazione che c'è stata a giugno del 2022 di questo grandissimo concerto a Campovolo. Che ha coinvolto 150.000 persone, il posto più grande in Italia dove si fanno concerti, ed è stato il Mi più ricordo. grande concerto mai realizzato per raccogliere fondi per i centri antiviolenza. Sono stati raccolti in una sola sera 2 milioni di euro. Mi ricordo che fu un evento grandioso, molto importante, non soltanto uno dei molti che tu hai organizzato e che comunque intendete poi realizzarne altri, Esatto, naturalmente. infatti. Adesso su questo futuro, il progetto del futuro, rimaniamo un attimo e diamo la parola a Lella Palladino, perché per presentare anche lei che come fondatrice ha anche lei alle spalle un lungo percorso, tra l'altro è una sociologa femminista, un'attivista dei centri antiviolenza che ha fondato in Campania e ha una cooperativa sociale estremamente interessante che si chiama, ha un laboratorio, Evalab, nella quale vengono a operare donne che si sono sottratte alla violenza e naturalmente alla violenza maschile e alla mafia, all'andrangheta in questa la camorra. Lella Palladino, una domanda sola di presentazione: come nasce questo interesse verso questo settore che è estremamente coagente, interessante? Beh, diciamo che la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne sono per me una mission della mia vita, sia professionale che politica, e quindi tutto il mio impegno finisce per convergere sempre nell'immaginare strategie più efficaci
venendo da una serie di esperienze, in particolare anche dalla mia presenza per oltre 7 anni nel direttivo della rete nazionale dei centri antiviolenza, l'associazione DIRE, di cui sono stata presidente per 2 anni, abbiamo un po' nell'incontro molto fecondo con Giulia e con Celeste riflettuto sui bisogni di questo paese, su cosa ci manca, considerando che è un paese che ha molto normato, c'è cioè un'ipertrofia normativa, abbiamo un impianto normativo che potrebbe essere sufficiente a tutelare le donne, ma le donne continuano a morire e soprattutto gli unici spazi adeguati per accompagnare le donne a riprendersi in mano la loro vita, a liberarsi dalla violenza, cioè i centri antiviolenza, non riescono a far sentire la loro voce, non riescono a vivere in piena autonomia il lavoro, hanno una scarsità di risorse, ma soprattutto non vengono valorizzati. Quindi, per tutta una serie di situazioni abbiamo convenuto che probabilmente lo strumento giuridico della fondazione, che in qualche modo ci dà la possibilità di mettere insieme un po' tutte le diverse anime dei centri antiviolenza in maniera non divisiva, ma al contrario, per superare le frammentazioni, abbiamo immaginato ognuna da portando il proprio pezzo di esperienza dal Parlamento all'associazionismo contro le mafie, alla mia esperienza di chi gestisce e implementa centri antiviolenza, mettere su la fondazione Una Nessuno 100.000 proprio per dare una serie di risposte in termini di cambiamento della cultura del paese e in termini di sostegno ai centri antiviolenza. Beh, le finalità sono eccezionali, naturalmente uno si augura che vengano colte tutte queste finalità, data che la situazione è quella che sappiamo tutte quante. Anche se non ci sono, mi piace, siccome siete in quattro, dire una parola brevissima. Beh, su Fiorella Mannoia non c'è proprio da dire nulla, cinque targhe Tenco, grandi presenze dappertutto, una voce veramente stupenda. Stupenda, però magari non tutti sanno che Fiorella Mannoia è anche qualche cos'altro. Nel Benin ha avuto un cavalierato del Consiglio Mondiale del Panafricanismo, che non è una cosa da poco per i suoi interessi appunto internazionali che riguardano l'Africa. E nel 2005 in Italia è diventato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Sì. Italiana. Ecco, non sono nomine così a caso, solo così per il curriculum, sono momenti della vita che corrispondono agli interessi particolari. Celeste Costantino, invece, l'altra che è assente in questo momento, è stata già 2 legislature parlamentare, mi sembra, del gruppo della sinistra italiana Ecologista Libertà nella 17ª, ed è già stata, ed è da poco si è dimessa, coordinatrice dell'Osservatorio Pari Opportunità del Ministero della Cultura, anche lei con una vita di attivismo e di interesse politico e di impegno politico nella lotta antimafia. Torniamo a Giulia che ci continua a descrivere come pensate di organizzarvi nel prossimo futuro, trattandosi di una fondazione neonata. Allora, intanto noi adesso abbiamo lavoriamo, diciamo, su 3 livelli paralleli. Il primo è quello di costruire il fondo della fondazione, cioè quindi in parte abbiamo iniziato, ma naturalmente per poter erogare i fondi necessari non solo per i centri antiviolenza, in particolare, come diceva prima Lella, sulla parte che riguarda l'autonomia economica e il lavoro, e rafforzare quell'aspetto lì dei centri antiviolenza. Quindi il primo obiettivo in questo momento è quello ovviamente di raccogliere fondi, ma parallelamente a questo c'è un lavoro invece di relazioni e di interconnessioni che stiamo costruendo tra mondi diversi che tra di loro fino a poco tempo fa non si incontravano, non si conoscevano, perché il nostro è una fondazione che ha l'obiettivo di diventare anche un luogo d'incontro. In realtà in parte già
lo è stato ed ha iniziato ad esserlo perché abbiamo fatto due incontri con i centri antiviolenza, ai quali abbiamo chiesto di diventare organizzazione partner della fondazione. Non lo chiederemo soltanto a loro, lo chiederemo anche alle realtà femministe e associazioni che possano dare un loro contributo sulla parte culturale, che è uno dei tre obiettivi della fondazione, è proprio quello di lavorare su progetti culturali, oltre a quello, diciamo, dello strumento della musica, che è quello da cui è nato tutto, ed è quello, se vogliamo, più pop, che consente di arrivare a un pubblico più largo. Poi in Questo è realtà bellissimo, questo è bellissimo. noi abbiamo una serie di tappe, di appuntamenti che ci aspettano in vari contesti culturali diversi, dalla Festa del Cinema di Roma a Tuba, Inquieto, il Festival Inquieto, piuttosto che al Festival di Spoleto, ma tante altre, diciamo, piccole, grandi rassegne in realtà culturali all'interno del quale noi vogliamo comunque portare un format, una voce attraverso il nostro laboratorio artistico, perché la fondazione appunto si è ha avuto la fortuna di incontrare nel suo cammino non solo Fiorella, ma tantissime altre artiste e artisti uomini, perché ovviamente per noi la collaborazione con loro è molto molto importante. Quindi al momento il laboratorio artistico hanno aderito Caterina Caselli, Paola Cortellesi, Massimiliano Cagliazzo, che è un giovane attore molto bravo, che è protagonista di Mare Fuori, Edoardo Leo, e Anna Foglietta, che è poi l'attrice che insomma si sta aiutando molto a lavorare su questa parte del laboratorio artistico, che però appunto sarà fatta non solo di mondo del cinema, ma anche del teatro, della letteratura, dell'arte contemporanea. Quindi, Mi diciamo, sembra un progetto l'obiettivo. molto articolato, molto vasto, molto ampio, che voglia fare rete, che si rivolge appunto a soggetti più diversi e che soprattutto avrà delle proposte concrete, dei momenti che appunto sono luoghi, tra virgolette, luoghi teorici, ma anche luoghi politici, mi sembra di capire. Tu prima hai accennato alla Casa Internazionale delle Donne, di cui sei stata già vicepresidente, e naturalmente ci sono altri luoghi delle donne in Italia con le quali penso che la Fondazione vorrà poi interagire. Assolutamente, sì. Su questo lascio la parola, che l'interconnessione con tante realtà di luoghi delle donne, come quello della Casa Internazionale delle Donne, ma diciamo non solo il mondo dei centri, ma anche le altre realtà diciamo femminili, femministe, su cui Associativi, sì, degli enti e delle associazioni. associazioni. Sì, allora lei la forza. Una descrizione importante di quelle che sono le vostre strategie, anche perché sono finalità e strategie. Sì, in realtà per noi fondamentale è lavorare per la decostruzione degli stereotipi culturali, che sono quelli dai quali origina e si riproduce la violenza maschile contro le donne. Per fare questo è fondamentale strutturare alleanze e quindi anche un po' rivisitare la modalità di essere attiviste dei centri antiviolenza, attiviste femministe, provando ad assumere un atteggiamento meno autoreferenziale e più aperto all'ascolto di altri linguaggi, di altre istanze. Per cui lavoreremo sempre avendo ben un ancoraggio forte in un femminismo intersezionale, però con mancanza di rigidità, con grande apertura alle nuove istanze, anche delle nuove generazioni del femminismo, e quindi provando a superare quello che è un grosso problema dei movimenti delle donne da sempre in Italia e del lavoro dei centri antiviolenza, che è la frammentazione, che è sottolineare le parti che ci tengono divise piuttosto che lavorare tutte insieme contro un nemico comune, che è il patriarcato, che è questo sistema socio-economico che esclude tante donne e anche tanti uomini. Un sistema di disuguaglianze, ovviamente per contrastare le disuguaglianze, per contrastare tutto questo, c'è bisogno di avere una strategia
strategia di lavoro comune, per cui per noi è importante, e l'abbiamo cominciato a fare, ma su questo mettiamo il massimo impegno, lavorare con varie realtà associative, anche se non sono dichiaratamente femministe, lo abbiamo detto subito, non ci rivolgiamo soltanto a chi è dichiaratamente femminista, ma chiunque vuole condividere un pezzo di strada con noi, sapendo che ci sono delle questioni tutte da esplorare e da discutere, temi molto divisivi, ma utilizzando l'ascolto, utilizzando quelle strategie che da attivista dei centri antiviolenza utilizziamo con le donne, no? Cioè non essere giudicanti e soprattutto essere empaticamente accoglienti anche laddove c'è un mondo di valori diverso. Noi aiutiamo le donne. Scusa. No, c'è un rimando, scusami, c'è un rimando di voce, pensavo la parola fosse finita, scusa se ti ho interrotto. No, dicevo che partendo da quella metodologia del lavoro della relazione tra donne, quindi grande accoglienza, sospensione del giudizio, proviamo a utilizzarla per lavorare insieme a tutte le altre, ma anche a tutti gli altri che vorranno condividere con noi pezzi di strada. Benissimo, in questo momento ci siamo persi Giulia, No, Giulia è tornata, Giulia No, è scelgo la tornata, però mi è sparita, per cui sperando che ci ascolti e che si faccia rivedere, però questo sono il bello di queste registrazioni, di questi video, insomma, e tornerà. E intanto volevo fare un passaggio sulla pluralità dei linguaggi, perché appunto tu hai parlato di femminismo intersezionale, ma ci sono anche altri, ci sono tante correnti, ci sono come deve essere perché il mondo è vasto e i laboratori sono tanti, i paesi e i confini sono tanti, i linguaggi altrettanti. Questo desiderio di pluralità e trasversalità prende sia le associazioni, naturalmente femministe e non, e prende anche le istituzioni. Giulia mi è scomparsa. E perciò lo chiedo a te, quale sarà, tanto sfoccia fondatrice, quale sarà il vostro rapporto con le istituzioni intese nel senso politico? Quali saranno? Eccola qui, Giulia, ritornata. Bella domanda, bella domanda. Sì, sicuramente un Dall'associazione rapporto. Paese delle Donne non potevate non aspettarvi. Ecco. No, ma noi abbiamo sempre avuto come dire, un approccio dialogico con le istituzioni assolutamente bisogna colloquiare, bisogna relazionarsi sperando in qualche modo anche lì di piano piano generare cambiamenti. Questo è un momento molto complicato. Tra l'altro, sia io che Giulia siamo nell'Osservatorio nazionale, quello istituito ai sensi della 119, l'articolo 5 e 5 bis. Io sono nel comitato tecnico scientifico e Giulia è componente, tra l'altro nominata come consulente della vecchia ministra, quindi tutto l'osservatorio è stato nominato nel 2022. Ci siamo trovate con il nuovo governo in una situazione in cui in verità siamo state convocate solo una volta l'osservatorio, una volta e mezza il comitato tecnico e il 18 abbiamo un incontro. La Roccella ha convocato insieme tutto l'osservatorio, non abbiamo ancora un ordine del giorno, ma di certo saremo presenti, proveremo a parlare, proveremo a dare il nostro punto di vista, proveremo ad avere come al solito un approccio che non fa sconti rispetto a quello che crede vada fatto, quindi un approccio critico, ma sempre molto collaborativo perché anche lì con le istituzioni pensiamo bisogna lavorare per cambiarle, non per contaminare anche lì, per portare le competenze. Come sempre si è detto, lavorare da dentro, ecco, Lavorare da dentro e da fuori, perché funzionano sempre da dentro e da fuori. sì. Ecco, Giulia che è ritornata con noi, ne approfittiamo immediatamente per farle chiudere questo piccolo intervento. Naturalmente ci saranno degli altri appuntamenti, anche perché voi avete un calendario in progress e quindi sarà nostra cura seguirlo nelle cose più importanti che vorrete proporre. Allora, Giulia, concludiamo questo piccolo promo con una parola tua da presidente della nuova fondazione Ricordo Una Nessuna e 100.000, nata nel 23.
che ha lo stesso nome di quel grandissimo concerto, appunto già ricordato, di Reggio Emilia dell'anno scorso, di giugno dell'anno scorso, e che ricalca i desideranda delle quattro fondatrici, cioè Giulia Minolli, Celeste Costantino, Fiorella Mannoia e Lella Palladino. A te la parola di chiusura. Intanto, scusa che sono caduta la linea, che c'è il telefono, che ormai lo devo cambiare perché dopo questo periodo si è surriscaldato. Cerca di rimanere almeno al centro di questo telefono, se no vediamo la No, nebbia, no, no, però la no, voce va bene lo perché, stesso. sì, perché si è surriscaldata e si spegne Vabbè, all'improvviso. allora dacci la frase conclusiva prima che Allora, io dico che sparisci di appunto nuovo. io penso sempre che la vita ha più fantasia di noi e questa fondazione per me è veramente la dimostrazione che davvero la vita ha più fantasia di noi perché mi ha dato e ci ha dato la possibilità a ognuna di noi di mettere a disposizione le proprie competenze e anche però i nostri sogni. E questo però vorremmo che fosse contagioso e che possa diventare veramente la possibilità in questa situazione di grande frammentazione del movimento femminista, delle associazioni, poter essere un'occasione in più per l'incontro un po' tra tutte noi, con un obiettivo, con questi obiettivi molto precisi. Benissimo, allora c'è una Grazie. nuova fondazione che si muove in questo mondo plurale e in questo mondo Esatto. di spunti plurali che ci sono. Diamo come associazione il nostro augurio assoluto di lunga, lunga, lunga vita, anche però considerando che sperando che i problemi che affronta si risolvano un pochino prima. Ecco, c'è sempre pericolo. Assolutamente. Città con le associazioni antimafia e antiviolenza. E grazie Certo. moltissimo. Grazie Maria Paola. Grazie, grazie. Grazie, grazie a Io te. però devo Ciao. salutarvi, per cui un saluto Lella Palladino, Giulia Minoli Grazie. e anche Fiorella Mannoia e Celeste Costantino e ci diamo l'appuntamento al prossimo spazio del nostro canale Associazione Paese delle Donne. Alla prossima. Grazie. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.